la questione dell'Unione Europea, che ora sta prendendo in atto il governo, comunque dovrebbe dare questa lettera da parte magica. Salvini invece oggi ha detto con partigianato che la crisi italiana è dovuta ai tagli dell'Unione Europea. L'Europa va cambiata, perché è stata un'Europa che sicuramente ha prodotto una torsione oligarchica e liberista, che ci sia stata una prevalenza della finanza sui diritti e della finanza sull'economia reale e circolare, è vero. Questo è frutto però anche dei governi che hanno fatto parte dell'Europa, di quei governi ha fatto parte anche Salvini. Adesso per Salvini è troppo semplice far vedere il contro l'Europa. Non mi ricordo Salvini quando stava al Parlamento Europeo, come votava, in che direzione votava, quelle volte che andava, perché lui insomma il tema di non frequentare troppo i luoghi istituzionali l'ha sempre avuto, più uomo da propaganda. Adesso il governo sta in difficoltà, perché deve fare una manovra in autunno complicata, perché ha cacciato molti soldi soprattutto con il reddito cittadinanza e con le altre misure, quindi cercherà di scaricare sull'Europa, si aprirà un braccio di ferro, loro la maggioranza non ce l'hanno in Commissione e al Parlamento Europeo, quindi si aprirà una fase di tensione sicuramente tra l'Europa e l'Italia, che certo non è una bella notizia, perché l'Italia non ha la potenza della Germania o della Francia di poter tenere testa alla Commissione Europea.